Ciao mondo! Scusatemi subito per la voce bassa, ma stanotte mi è venuto il raffreddore e non so che voce può uscire da questo video. Spero non vi dia fastidio. Oggi siamo qui per fare il top e flop del mese di novembre e non vedevo l'ora perché a me piacciono tantissimo questi generi di video. Sì, lo dico in quasi tutti i video che mi piace il genere di video che sto registrando, ma è veramente così, cioè io faccio i video che mi piacciono di più e questo è uno di quelli. Comunque partiamo subito perché ci sono un po' di cose che voglio mostrarvi. Partiamo subito dai top. Il top per quanto riguarda l'abbigliamento è decisamente questa bellissima magliettina qua. Allora, se riesco a farvela vedere. Col colletto così che ho utilizzato in un outfit nel Get Ready With Me Fall Edition. Se non l'avete visto, ve lo lascio giù nell'info box. Comunque, questa bellissima magliettina con la manica a tre quarti, con tutta questa stampa qua, a specie, non so cosa siano, boh, fiorellini, no, neanche mezzi fiorellini con i puntini, boh. E col colletto così mi piace tantissimo, è bellissimo questo colletto così rotondo, nero, con lo sfondo nero, i puntini sono un azzurro Tiffany e questi petalini sono bianchi e arriva lunga fino alla vita, non è lunghissima, cade molto morbida e l'ho indossata veramente tanto questo mese. Altra cosa che ho indossato veramente tanto è questo maglioncino qua di H&M, che è veramente semplicissimo ed è questo rosa cipria bellissimo e cade molto largo e ha questo dettaglio qua sul braccio e questa riga in centro sia davanti che dietro, se si vede. Appena l'ho visto me ne sono innamorata, poi questo colore è veramente stupendo. L'ho preso sia color cipria che color vinaccia, finalmente sì, l'ho trovato, non vedevo l'ora di prenderlo perché i colori che c'erano all'inizio quando avevo visto questi maglioncini non erano il massimo. E poi quando ho visto questo ho detto devi essere mio. Poi la top scarpa è decisamente questa, sono fantastiche, cioè da quando le ho prese non metto altre scarpe, a parte quando fa freddo freddo che metto gli UGG, ma questo mese ho usato solo queste, sono fantastiche. Ve ne descrivo una nel dettaglio. È il classico modello inglese, sì, stile inglesino, qualcosa del genere, con la suola di gomma, simile a quella del Dr. Martens, con tutti i decori che io adoro questi decori qua, io infatti le volevo tutte decorate e opache. Sono di pelle, sono veramente morbide queste scarpe, cioè io avevo paura che mi facesse male e mi facesse uscire le fiacche dietro. Ma sono talmente morbide che non me le fanno uscire, quindi le tenete su che sono una meraviglia, cioè sono veramente fantastiche. Passando al top degli accessori, mi sono data ai calzini, sì, ai calzini un po' colorati che escono fuori magari dallo stivaletto, oppure con questa scarpa che si vede il distacco dai leggings o dai pantaloni alle scarpe e si vede il calzino colorato, magari abbinato alla maglietta. Ho tantissimi calzini, solo che sono tutti a lavare, quindi quelli che ho trovato sono questi qui. Sono molto belli con questi quadratini rombi più che quadrati, tutti così fanno effetto e qua decorati in oro. Sono molto belli e li ho presi insieme a questi qua neri semplici con qua bianco e sopra decorati in oro. Mi piacciono tantissimo. E boh, anche che sbuchino fuori dallo stivale è veramente bello. Poi, altri top accessori sono decisamente questi orecchini qua, che sono veramente bellissimi, con queste rose nere enormi. E questi qua li ho presi alle bancarelle che ci sono state a metà mese, nel paese in parte al mio. E ho sempre sognato degli orecchini, cioè delle rose nere, io le ho sempre sognate, e così grandi, sono veramente fantastici. L'ho pagate 1 euro. E sono bellissime. Per quanto riguarda la skincare, ovviamente non potevo non farvi vedere, se magari lo giro dritto, non potevo non farvi vedere l'acqua micellare di Yves Rocher, quello Sebo Vegetal per pelli miste e grasse, che veramente mi ci sto trovando benissimo. Infatti, guardate, la sto usando tutte le sere, è fantastica, strucca anche il trucco waterproof, basta che lo tenete un po' sugli occhi, viene colla giù tutto come niente.
E in quel modo, come vi ho fatto vedere nella night routine, che sempre vi lascio il link qua sotto, in quel modo se no, non vi entra neanche negli occhi e non brucia, perché questa un po' brucia quando entra negli occhi, però veramente è buonissima, mi piace tantissimo. Poi l'odore è fantastico, cioè l'odore di mela verde è buonissimo. Un altro top per quanto riguarda la skincare è decisamente questa crema corpo della Nivea, che è la Nivea Soft, crema idratante e rinfrescante per viso, corpo e mani, e è veramente fantastica, idrata tantissimo, si assorbe molto facilmente, è come la Nivea normale, quindi ha lo stesso profumo, solo che è molto più idratante e meno burrosa, infatti anche quando la toccate lo sentite che non ha proprio la consistenza della Nivea burrosa. Questa qui è proprio una crema leggera che idrata tantissimo e veramente straconsigliato perché mi piace tantissimo. Poi il profumo della Nivea io lo amo, quindi ogni 3x2 sono lì ad annusare il barattolo. Poi per quanto riguarda i top del viso, ovviamente non poteva mancare la mia palette dei blushissimi di NIVEA Cosmetics che sto praticamente usando tutte le volte che mi trucco, perché veramente a tutti i blush possibili e immaginabili che vi occorrono, perché ha tutto, ci sono tutti i colori, c'è di tutto veramente e durano veramente tantissimo. Io non ho mai visto dei blush che durassero così tanto. Io pensavo che quelli di Essence e anche quelli di H&M durassero tantissimo perché a me duravano 5 orette, poi vabbè svanivano. Questi durano molto, cioè io esco e quando torno a casa ho ancora il blush, quindi veramente tanto. Magari le terre durano un po' di meno e si vedono molto molto meno, mentre i blush però sono fantastici. Poi altro top per il viso è questo fondotinta che è il Made to Last di Pupa nella tonalità 020 e veramente è fantastico perché non è un fondotinta proprio per le pelli grasse, ma ha una copertura micidiale e mi piace tantissimo perché copre veramente tanto e a me piace proprio l'effetto coprente del fondotinta perché ho magari dei rossori, ho le lentiggini e non mi piace averne tantissime, quindi col fondotinta le copro, ho i brufoletti, ho un po' di pori dilatati, quindi questo copre veramente tutto. Poi io non ho tantissime occhiaie, quindi con questo posso anche non mettere il correttore per le occhiaie, che tanto mi copre quel poco di occhiaie che ho. Se lo lasciate riposare e non mettete subito la cipria, lasciate un attimo asciugare, si aderisce alla pelle e dura veramente tanto. Infatti è un fondotinta a tenuta estrema e comfort assoluto ed è veramente a tenuta estrema. Passando agli occhi, questo mese ho usato sempre toni neutri, non ho mai usato colori, non ho mai usato nero, cioè quasi sempre molto naturali, marrone, grigino, marroncino, cioè sì, sempre quelli. E quindi quello che ho usato di più è la Naked Basic, che è veramente fantastica per un trucco naturale. Con questa potete fare veramente tutti i trucchi che volete. A me è piaciuta tantissimo, questo mese l'ho strautilizzata. Poi, altro top per gli occhi è decisamente questo mascara. Credo di aver trovato il mascara della mia vita, io non ci posso credere. Non ci credo ancora perché io non ho ancora trovato il mio mascara per la vita, no? E averlo trovato con tutti i mascara che ho provato è veramente una soddisfazione enorme. Ed è il Miss Manga Mega Volume e veramente è fantastico, infoltisce le ciglia tantissimo ed è quello di cui io ho bisogno, infoltirle e un po' anche allungarle, però vabbè, utilizzo un altro mascara. Per quanto riguarda il top dei rossetti, sono tre. Credo di averne parlato in 10 miliardi di video, ma sì, sono i miei preferiti. Allora, il primo è il numero 101 di Pupa, che è questo nude fantastico che ho già descritto, ho fatto lo swatch. Vi ho fatto una testa tanta ed è questo nude sul rosa marroncino e opaco e mi sono sempre quasi sempre ritrovata a utilizzarlo, veramente se non sapevo che rossetto utilizzare utilizzavo questo. Stanno su abbastanza, vabbè, questi sì, restano su 2 ore, 3 ore, poi vabbè, van via, ma è anche
È anche comodo da applicare perché comunque è veramente come velluto sulle labbra, vi toglie tutte le pieghette che avete, vi lascia proprio il labbro perfetto. Se poi mettete sotto anche il burro cacao è veramente, cioè scorre che è una meraviglia. Poi altro rossetto è il Ruby Woo di MAC ed è questo rosso fantastico, tendente un po' al blu, cioè un po' più rosso scuro e non rosso arancione, ed è della collezione Retro Matte. Questo qui è bello, fantastico, dura tantissimo. L'unica cosa è che per stenderlo dovete mettere un bel po' di burro cacao perché è veramente duro e farlo assorbire bene perché sennò scivola via. Dopo questo, veramente vi dura tantissimo questo. E infine questo qui di Essence della collezione Come to Town ed è il numero 02 Wrapped in Pink ed è questo bellissimo color violetto, vinaccia che rimane molto shimmer sulle labbra, però si vede comunque un po' di colore e non dura perché durerà pochissimo, però vabbè, è comodissimo anche da riapplicare, mi piace tantissimo il colore, quindi mi sono ritrovata a utilizzarlo anche questo quasi sempre. Per quanto riguarda il top delle unghie, ho il mio fidatissimo gel, che questo è il gel idratante multivitaminico per unghie e cuticole di Essence, che veramente mi sono ritrovata a utilizzare tutto il mese perché col freddo mi si sono fatte tantissime pellicine, mi si sono irritate tantissimo le unghie. Quindi quando vedevo questo problema di notte mettevo sempre questo gel e il giorno dopo non avevo quasi più niente o magari lo rimettevo e 2 giorni dopo non avevo più niente, le cuticole erano migliorate tantissimo. Mentre per quanto riguarda gli smalti ho questi 2 smaltini di Pupa che sono della collezione Velvet Matte. Sì, se non l'avete capito l'opaco mi piace tantissimo. Comunque sono questi due, li ho giostrati sempre in questo mese, infatti quando toglievo uno mettevo l'altro, quando toglievo l'altro mettevo questo ancora. E questo qui è un color, non saprei neanche come descriverlo perché è molto particolare come colore. È un color sangria opaco ed è il numero 003 e questo è veramente fantastico. Se lo trovate prendetelo perché è veramente bello. E poi il nero opaco, e io non avevo mai visto un nero opaco da nessuna parte, e questo qui è veramente buonissimo, dura tantissimo, ed è il numero 001. Questi 2 smalti veramente durano 4 giorni, 3 giorni, poi cominciano a speccarsi, 4 giorni. L'unica cosa è che non avendo il top coat, ovviamente durano di meno, o se avete un top coat opaco metteteglielo sopra che durano un po' di più. Adesso arriviamo ai capelli e mi sono scervellata, ma l'unico prodotto che ho veramente utilizzato tantissimo in questo mese è sempre lui, il mio olio di macadamia. Mi lascia i capelli veramente morbidi, non ho più le puntine bianche in fondo ai capelli che avevo negli anni precedenti e le doppie punte si sono, cioè non ci sono più praticamente. Non sapevo che altro prodotto mostrarvi se non questo perché mi ci trovo veramente bene e lo sto utilizzando costantemente. L'unico olio per capelli che ho utilizzato costantemente perché prima non li curavo così tanto e adesso questo è il mio nuovo amore. Poi adesso passiamo alle serie TV. Allora, non può mancare ovviamente The Vampire Diaries come serie TV perché sapete, vi avrò fatto ancora una testa tanto. Se mi seguite su Twitter, veramente vedrete che quasi tutti i miei post sono di The Vampire Diaries. E veramente questa stagione mi piace tantissimo, è una stagione emozionante, è piena di, cioè proprio è molto incentrata su Damon ed Elena soprattutto, quindi a me piace tantissimo questo fatto. Magari se voi non siete dei di Elena o non vi piace così tanto questa coppia, potreste trovarla un po' noiosa perché la maggior parte degli episodi, cioè la maggior parte del tempo nell'episodio è concentrato su loro due. Però ci sono anche tante cose nuove e mi piace tantissimo. E l'altra serie TV che purtroppo è finita sabato e dovrò aspettare, mi sa, l'anno prossimo per l'ultima stagione. E
L'ultima stagione, che brutto. È Il diario di una nerd superstar. Sì, mi piace tantissimo. A parte il finale, che è stato veramente orribile, perché non potete lasciarmi lì così. Bruttissimo questo finale, non mi è piaciuto per niente, proprio boh. È uno dei finali di stagione più brutti che io abbia mai visto, però in questo mese sono stata stra infissa per questa serie TV. Il top canzoni. Allora, praticamente l'ho già detto forse in un altro video, che il top di questo mese delle canzoni era Chandelier, non so come si dica, di Sia, e è veramente una canzone bellissima, mi piace tantissimo, la canto con mia mamma a squarciagola, siamo stonatissime, però è fantastica come canzone. E più che allora, una canzone. È un cantante perché questo mese ho veramente riscoperto Tiziano Ferro. Sì, ve l'ho detto anche il mese scorso, ma questo mese mi sono molto concentrata su di lui. Ho ascoltato tantissimo le sue vecchie canzoni. Veramente mi piace tantissimo, mi ricorda la mia infanzia, mi tocca il cuore. Lui è sempre stato con me quando io, non, quando io ero giù nella mia adolescenza, è sempre stato. Cioè, per me la musica vuol dire tantissimo e lui veramente c'è sempre stato quando ero giù, proprio nell'adolescenza, quando affrontavo momenti bui, ma anche nei momenti felici. E riscoprirlo adesso, vederlo anche in televisione, ho visto l'intervista che ha fatto su Sky 1, veramente è stato bravissimo, mi piacciono tantissimo le sue parole, adoro come parla, come si esprime. Proprio lo adoro come persona, mi piace tantissimo e andrò a comprarmi ovviamente il The Best of Tiziano Ferro che è appena uscito e non vedo l'ora di comprarlo. Ne sono uscite quattro versioni e non so quale comprare perché sono tutte fantastiche. So che è una raccolta di vecchie canzoni più un po' di canzoni nuove, ma io ho tutti i CD di Tiziano Ferro, a parte l'ultimo che non mi piaceva proprio. Quindi non l'ho preso. Il primo CD che mi hanno regalato è stato Rosso Relativo, quindi io tutta la mia infanzia l'ho passata con lui da quando avevo, non so, 10 anni. Ascoltavo il CD nel Walkman, andavo in giro con questo coso gigante e ascoltavo lui, veramente la musica mi ha sempre accompagnato e lui più di tutti. Comunque, tralasciando Tiziano Ferro, ora passiamo al cibo top del mese. Che è il sushi. Ho provato il sushi e me ne sono follemente innamorata. Veramente io odio il pesce e pensare al pesce crudo mi faceva ribrezzo proprio. Ma una volta ho detto dai, proviamolo. E devo dire che me ne sono veramente innamorata. E come ultimo top, ovviamente c'è il top gnocco che è Bo Mirchoff, non so se Mirchoff, non so se si pronunci così, comunque è Matti McKibben nella serie TV Diario di una Nerd Superstar, perché nonostante sia finito male e non mi piaccia il finale, nonostante Jenna e Matti si siano allontanati e magari non stanno più insieme, io comunque sono team Matti e loro devono stare insieme, e quindi sì, il top gnocco è lui perché è veramente carino, cioè. Non c'è niente da dire. Ora passiamo ai flop. Sono sempre 4, non so, il 4 credo che mi piaccia come numero, visto che sono sempre 4 i miei flop. Primi due sono questi due smalti di Maybelline della collezione Color Show e sono il numero 301, Love This Sweetheart, vabbè, qualcosa del genere, e il numero 31, Peach Pie. Sono dei bellissimi colori. Comunque, questo qui, che è il numero 31, è proprio un bianco lattiginoso con una punta di marroncino e sull'unghia non si vede proprio da effetto latte, quindi proprio quasi invisibile anche con tantissime passate, quindi bocciatissimo. E questo qui si vede, è un bel colore, dura anche tanto. L'unica cosa è che dovete fare tipo 4 passate per fare un colore pieno. E dovete stare lì veramente tanto a passare questo smalto perché se no non si vede o magari lascia i buchi o non scrive, quindi
quattro passate io ci ho messo per farlo, per far diventare un colore abbastanza pieno, neanche, cioè perché poi non era poi neanche così tanto pieno, però è durato tantissimo perché facendo quattro passate è durato 4 giorni, 5 giorni e al quinto giorno si è sbeccato, al quarto, al quinto giorno si è sbeccato. Altro flop è questo gel per sopracciglia di Catrice. Non, cioè, è un gel per le sopracciglia che dovrebbe anche colorare, perché è colorato, dovrebbe infoltirle un po' di più, dargli un po' di tridimensionalità, diciamo. Ma l'unica cosa che fa è fissarle, neanche più di tanto, perché dopo un po' sparisce. Non le colora, non diventano tridimensionali. È orribile come prodotto, non mi piace e è decisamente un flop. Come ultimo prodotto è questo Kajal qui di Maybelline, che è il Master Kajal nella colorazione Oriental Gold, e l'avevo già detto nella haul che non scriveva sulla palpebra, ma veramente sulla mano è fantastico perché è un oro puro, sulla palpebra non scrive, non resta, non, per farlo scrivere, per avere un oro così dovete fare 5 passate. Però non mi sento di consigliarla, cioè se la volete comprare non compratela, comprate un'altra matita oro o un ombretto oro che è meglio, risparmiate i soldi di questa, perché non scrive. Quindi il video è finito, spero che vi sia piaciuto come sempre vedere tutti i miei prodotti top e flop. Ricordatevi di mettere mi piace se vi piace questo genere di video e io... come sempre, ogni inizio del mese cercherò di farli. Come sempre, commentate qua sotto se vi piacciono le categorie, se ne volete altre, se ne volete che ne tolga qualcuna, se ad esempio volete il top cover, il top up, il top boh, non lo so, quello che volete, se vi piace, basta scrivermelo qua sotto e io aggiungerò, toglierò come volete. Quindi ricordatevi di iscrivervi al canale che come sempre sono in arrivo tantissimi nuovi video, infatti ne ho uno bellissimo pronto per voi che devo registrare, che ci ho messo veramente tanto a trovare le cose da più che sì, le cose da proporvi e come sapete il Natale per me è una cosa bellissima e fare i regali a me piace tantissimo, quindi potete già intuire che video sarà il prossimo. Quindi, come ho detto prima, iscrivetevi per non perdere i prossimi video e vi ringrazio sempre per i commenti, vi ringrazio sempre per i mi piace, vi ringrazio per le iscrizioni perché non mi aspettavo che qualcuno mi guardasse o che qualcuno si iscrivesse al mio canale. E siamo quasi ai 100, mancano una decina di iscritti e per me è un traguardo veramente grande e vi ringrazio tutti uno per uno per guardare i miei video, per seguirmi e boh, mi sento di essere, cioè di fare qualcosa che a me piace, magari sono impostata perché non sono abituata a fare i video, ma magari prima o poi mi scioglierò anche con voi. E comunque, YouTube ormai è diventata, cioè, parte della mia vita. Io sto, cioè, a me è sempre piaciuto guardare i video e ho deciso di farli perché se lo fanno loro, perché non lo posso fare anch'io. È veramente stata una scelta bellissima perché mi sento realizzata, anche nel mio piccolo, ma mi sento realizzata. Comunque, vi ringrazio. Dopo questa scena smielosa. No, vabbè, comunque vi ringrazio veramente. E soprattutto vi ringrazio per la visualizzazione. Spero come sempre di avervi tenuto compagnia. Vi ricordo giù i miei due social network, Instagram e Twitter, dove potete cercarmi con Giorgia Makeup oppure direttamente il link in descrizione. Un bacione grandissimo a tutti. Ciao!